Alberto Mencacci, centrocampista della Geotermica, che oggi è stata sconfitta a Massa. Direi che nel primo tempo sicuramente la Massese ha fatto molto meglio di voi, mentre nella ripresa avete dato, come posso dire, una scossa e avete anche creato delle occasioni pericolose. Addirittura avete anche segnato su palla inattiva, però insomma non è stato sufficiente per recuperare lo svantaggio accumulato nel primo tempo. Sì, siamo partiti un po' timidi e abbiamo subito appunto le azioni della Massese che ci ha messo tanto in difficoltà. Poi a fine primo tempo abbiamo cercato di mettere a posto qualcosa per cercare di reagire e purtroppo non siamo riusciti poi a raddrizzare la partita, quindi resta, diciamo, la buona prestazione del secondo tempo. La vostra squadra è ultima in classifica, ha cambiato allenatore, sono arrivati anche alcuni giocatori in questo mercato, chiamiamolo così, di riparazione. Però per adesso grossi cambiamenti dal punto di vista dei risultati non ce ne sono stati. Sì, è inevitabile che siamo in difficoltà, la società sta provando in tutti i modi. Scusami se ti interrompo, ricordiamo che siete una neopromossa, quindi insomma sì. Non è facile. No, non è facile, sapevamo che era un campionato difficile. Dicevo, la società sta cercando appunto di darci una mano in tutti i sensi, purtroppo momentaneamente i risultati non arrivano, noi comunque continuiamo ad allenarci sperando di poter dare una scossa il prima possibile. Oggi avete trovato sulla vostra strada questo Buffa che è mostruoso, ha un ruolino di marcia da quando è tornato alla Massese che fa spavento. Come l'hai vista la Massese e specificatamente Buffa? No, sicuramente una squadra preparata. Buffa, ho visto, ha fatto diversi gol da quando è arrivato. Noi siamo abituati a preparare le partite su noi stessi, quindi non badiamo troppo all'avversario, però sicuramente faccio i complimenti a lui e alla Massese. Ora, il vostro obiettivo ovviamente è quello di cercare di recuperare qualche squadra per giocare almeno i play-out. Sì, sicuramente non ci nascondiamo, l'obiettivo è la salvezza. Sarà difficile tramite play-out, comunque in ogni caso sarà difficile, noi ce la mettiamo tutta e vediamo a fine campionato dove possiamo arrivare. Grazie, in bocca al lupo, grazie mille.